quel senso immenso di pietà steso su di noi. Basta, ciao! La cantautrice Marina Fiordaliso ci ha simpaticamente mostrato in anteprima qualche secondo del nuovo video. Si tratta di un'iniziativa benefica che valorizza le realtà del volontariato come Caritas, Rifugio Segadelli e Casa di Iris. La canzone verrà poi inserita in un album che uscirà il prossimo anno e coinvolgerà numerosi artisti piacentini. Io volevo cantare la mia Saprai, la canzone che ha scritto per me Robby Facchinetti, e ci voleva una voce tosta. L'unico a Piacenza in grado di cantarla, ma anche penso in Italia, è il signor Marco Rancati. E quindi abbiamo deciso di fare questa canzone che è una bellissima preghiera a Dio. Ma abbiamo avuto un'idea di realizzare un video. Di solito oramai siamo abituati a vedere delle cose un po'... Sì, un po' forti. Brutte. Nel senso negativo. Allora ho detto, realizziamo un video sulla solidarietà. Siamo andati in giro per Piacenza e abbiamo visto delle scene appunto di solidarietà attraverso gli occhi di una bambina. Abbiamo fatto vedere come in una città come Piacenza c'è il volontariato. C'è la bontà. Questa bambina ha visto questo. Sotto le direttive di Fiordaliso e del regista Aki Valmuntaki, tutti gli attori hanno fatto la propria parte, concludendo le riprese proprio mentre l'associazione William Bottigelli stava consegnando al presidente della fondazione La Casa di Iris, Sergio Fuochi, 2000 euro ricavato di una cena organizzata insieme a Walter Bulla. Il video sarà presto sul web, 500 le copie che saranno donate alla Casa di Iris. Chiara Ferri, ideatrice dell'iniziativa, sta portando a termine in questi giorni gli ultimi dettagli.